Macabro ritrovamento nel parco del Cardeto ad Ancona, rinvenuto un corpo in avanzato stato di decomposizione, era adagiato su un materasso. Pool di aziende per promuovere il lavoro e la formazione professionale, 25 posti disponibili nel settore del packaging e della grafica. Tra le tante incognite per le famiglie pende anche il caro figli. Quanto incidono nel bilancio familiare la gestione e le esigenze dei ragazzi? Dopo solo una settimana, ragazzi in campo per la Lube Academy, obiettivo strappare i giovani dalle cattive abitudini e dalla strada. Buonasera, benvenuti a questa seconda edizione di All News. Iniziamo con un'ampia pagina dedicata alla cronaca, lo avete sentito nei titoli, un ritrovamento macabro che è destato grande scalpore in una struttura abbandonata, un corpo in avanzato stato di decomposizione, ricoperto da coperte e adagiato su un materasso. È stato sul posto Claudio Comirato, il suo servizio. Siamo al Parco del Cardeto, nella zona del cimitero degli inglesi risalente al XIX secolo, mentre quella che vedete alle mie spalle era la vecchia caserma della Polizia Scientifica, è stata caserma fino al 1972, poi dismessa con il terremoto. E ieri pomeriggio all'interno di questa caserma, dove erano entrati degli operai per mettere in sicurezza la zona, è stato trovato il cadavere mummificato di una persona, molto probabilmente un senza fissa dimora che nel periodo invernale era andata alla ricerca di un posto dove dormire. È stato trovato senza documenti, è stato trovato praticamente con perlomeno per quello che siamo riusciti a capire, con addosso dei capi di abbigliamento invernali, quindi il che potrebbe far ipotizzare che il decesso, non per cause violente ma per cause naturali, sia avvenuto durante il periodo invernale. Molto probabilmente questa persona era venuta qui in questo rudere per cercare un posto dove trascorrere la notte. Se non fossero stati questi operai, molto probabilmente il corpo non sarebbe mai stato rinvenuto, perché questa è una zona in totale abbandono. Decesso, come detto, che risalirebbe a qualche mese fa. Il corpo è stato trasportato a Torrette, dove verrà eseguita l'autopsia su questi poveri resti, e dalle prime indicazioni, come vi dicevo, dovrebbe essere un clochard, molto probabilmente una persona di colore, forse un uomo, ma questa è una zona dove spesso e volentieri in queste strutture in stato di abbandono trovano rifugio senza fissa dimora e gente che va alla ricerca di un posto dove trascorrere la notte, soprattutto nel periodo invernale. Tecnico superiore per cartotecnica grafica e packaging, questa è la qualifica, al via un nuovo corso di formazione, It's Smart Academy, con sede a Porto Sant'Elpidio. Fondamentale la presenza di 3 aziende leader di settore nelle Marche per i 25 posti disponibili. Manolita Scocco. Clementoni, Sifa e Scatolificio Valtenna. 3 aziende big si mettono insieme e investono nell'ITS Smart guidato da Andrea Santori. Nasce così il corso di meccatronica, che ha l'ambizione di formare le figure professionali necessarie ad un sistema in continua crescita, in cui trovare soddisfazione dopo lo studio. Nei locali di Villa Baruchello, a Porto Sant'Elpidio, dove ha sede la fondazione, la conferenza stampa di presentazione dell'avvio dei corsi. Presidente Sartori, stanno per partire dei corsi biennali gratuiti post diploma all'interno dell'ITS Smart Academy, con sede a Villa Baruchello di Porto Sant'Elpidio, e poi, appena saranno pronti i locali, in quella che sarà una bellissima sede di Fermo all'ex mercato coperto, per una figura che non c'è ancora, sulla quale voi insieme ad aziende importanti scommettete. Sì, la figura è la figura legata alla meccatronica, con una curvatura sul settore della cartotecnica. Questa figura ci è stata appunto richiesta dalle aziende importanti e leader del settore, che vorrei citare e ringraziare: Clementoni, Sifa e Valtenna, con le quali inizieremo questo percorso. Il percorso vedrà il coinvolgimento della scuola, come appunto dicevi, con le sue infrastrutture e i suoi professori, ma dall'altra parte anche con dei tecnici specializzati delle aziende che verranno a scuola ad insegnare i ragazzi in questo percorso che li impiegherà per 1800 ore, quindi 1000 ore a scuola e 800 ore in azienda. ITS sono una grande opportunità, bisogna
comunicarlo sempre bene, perché appunto si inserisce in una fase, no, in cui magari i ragazzi possono essere anche pronti per entrare nel mondo del lavoro, ma come in questo caso si vanno a creare delle figure e si entra in azienda con un'ampia possibilità poi di essere assunti e di trovare lavoro in maniera soddisfacente. Sì, senz'altro. Noi stiamo praticamente strutturando proprio i piani didattici per dare quelle che sono le qualifiche e le competenze tecnologiche ai ragazzi e per farli entrare in maniera preparata all'interno del mondo del lavoro. Infatti praticamente l'ITS è proprio un'alternativa valida e una post-formazione biennale che è in grado di dare questo, ecco. Bene, giornate impegnative quelle per i Vigili del Fuoco, impegnati su vari fronti, sicuramente quello degli incendi boschivi la occupazione principale, però anche sulle strade per diversi incidenti. Poco prima di mezzogiorno la squadra del presidio di Arquata del Tronto è intervenuta proprio in frazione San Martino per un'auto che si è ribaltata lungo la carreggiata, come vedete dall'immagine. All'interno due persone, una delle quali è stata estratta proprio dai Vigili del Fuoco ed è stata consegnata ai sanitari e poi trasportata in eliambulanza all'ospedale di Teramo perché le sue condizioni erano gravi. E poi ancora, sempre Vigili del Fuoco, i colleghi di Ancona sono intervenuti questa mattina in via del Castellano per recuperare un'autovettura che vedete portata via con una grossa gru, l'auto senza conducente, probabilmente si è sfrenata e finita nella scarpata sottostante. La squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata sui posti con la potente auto gru che ha recuperato la vettura e rimessa nella sede stradale. Dicevo, per la cronaca, diverse notizie. Quest'oggi andiamo nel quartiere di Ancona, quartiere adriatico, dove c'è malcontento e anche paura tra i residenti perché si sono registrati diversi furti negli ultimi giorni in appartamenti. Pensate, è preso di mira anche la residenza di un ex giocatore dell'Ancona. Sempre Claudio Comirato. Siamo nel cuore del quartiere adriatico ad Ancona e negli ultimi giorni in questo quartiere purtroppo ci sono stati una serie di furti che hanno ovviamente creato un certo allarmismo tra i residenti della zona. Uno in via Caucci, zona Pietra la Croce, a ridosso praticamente del quartiere adriatico, l'altro invece è avvenuto qui dalle parti di via Cadore, dove addirittura nel mirino dei ladri, ma dei veri e propri professionisti, c'è finito Massimiliano Favo, che è il tecnico della nazionale italiana Under 17, che peraltro ha vinto il campionato europeo. Chi ha colpito sono senza dubbio dei ladri professionisti, a giudicare da come sono riusciti ad aprire la porta blindata con una cosiddetta chiave bulgara che è riuscita ad eludere praticamente la serratura, e sono poi arrivati direttamente alla cassaforte. Furto in pieno giorno. Solo una signora, una vicina praticamente, ha sentito dei rumori ma pensava che fosse addirittura il tagliaerbe del tecnico all'opera, invece era il frullino utilizzato dai ladri per tagliare la cassaforte. Il bottino è ingente, ma quello che più ha fatto male al tecnico della nazionale Under 17, ma anche tecnico dell'Ancona, giocatore del Palermo, del Napoli ai tempi di Maradona, sono i tanti ricordi che sono stati portati via dalla cassaforte, sono dei ricordi legati alla carriera calcistica del tecnico. Ma l'allarme logicamente è in zona, le forze dell'ordine presidiano il territorio con una serie di controlli, ma nella notte c'è stato anche un tentativo di irruzione dalle parti di via Santa Margherita. Questa volta però i ladri, in base a quello che ci hanno raccontato alcuni residenti della zona, non sono riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento, molto probabilmente disturbati la presenza di un pastore tedesco che ha iniziato ad abbaiare. Questa spinto i residenti di questa palazzina ad accendere le luci esterne della villetta, il che ha spinto praticamente i ladri a prendere la via di fuga e far perdere le proprie tacce. Cambiamo tono di notizia. Il carovita attanaglia tutte le famiglie per vari motivi, per le utenze, per le spese fisse, le spese anche condominiali, però insomma un altro aspetto
estremamente impattante è quello proprio dei costi che i ragazzi, i figli sono naturalmente impegnati con la famiglia e naturalmente costituiscono un dispendio di economie e di risorse. Allora, caro figli sì, caro figli no, insomma come incidono sul bilancio, ce lo dice nel servizio Camilla Catallo. I figli assorbono oltre un terzo della spesa mensile delle famiglie tra vestiti, libri scolastici, sport, trasporti e tempo libero. È quanto emerge dal report Fragile Italia, il costo dei figli, elaborato da Area Studi Lega Coop e Ipsos, secondo cui per sostenere queste spese 6 genitori su 10 si vedono costretti a rinunciare ad acquisti per se stessi, ad andare al ristorante e a ridurre le vacanze. Ad avere figli conviventi sono circa la metà dei genitori italiani. Purtroppo con stipendi che non riescono a portare avanti si appoggiano per forza ai genitori e la difficoltà è reciproca. Quindi negli ultimi anni quei risparmi che prima c'erano oggi non ci sono più. Ho preso la residenza da pochissimo, quindi mi sono staccata dal mio nucleo familiare. Purtroppo con l'andare del tempo è peggiorata sempre di più questa situazione. Quali sono le rinunce che ha fatto lei? Abbigliamento, viaggi, studi? Viaggi sicuramente. I figli contribuiscono alle spese della famiglia? Io ho contribuito, quando ero ancora a casa dei miei genitori contribuivo nel mio piccolo. Le rinunce le vanno fatte e soprattutto uno è contento di farlo se poi i figli se lo meritano, questo sicuramente. Però certo è normale, dipende poi la strada che prendono i figli, è chiaro che se continuano gli studi certo bisogna fare comunque degli sacrifici, che poi con l'università le spese aumentano parecchio tra affitti e cose varie. È così, insomma. Si spende meno per se stessi? Certo, se la rinuncia si fa rinuncia per se stessi, è normale. Per i figli si fa tutto, penso, no? Sì. Dai una mano in qualche modo in famiglia? Sì, certo. A casa, ma anche al lavoro, cerco di aiutare. Quanti anni hai? 19. Quindi rimarrai con i tuoi ancora per un po'? Sì, anche se vado all'università comunque tornerò sempre giù. La famiglia è sempre cruciale per la società. È sempre al centro c'è sempre la famiglia. Ai tempi di oggi occorre rinunciare a che cosa prevalentemente? Diciamo al superfluo. Uno rinuncia solo al superfluo, il resto si fa di tutto per andare avanti. Si fanno meno figli oggi? Ma dipende, noi ne abbiamo due e abbiamo deciso di averne due. Bene, adesso cambiamo tono di notizia, apriamo la pagina dedicata agli eventi, alle manifestazioni e saluto subito l'ospite in studio con me, che ritrovo perché già ci siamo visti un'altra volta, Giovanni Maria Perrucci, presidente del Laboratorio Armonico. Maestro, benvenuto. Buongiorno. Allora, parliamo di un evento che è proprio alle imminente. Porte, imminente, domani credo, domani. Che però è un appetizer, un antipasto. Di qualcosa di più corposo. Esattamente, sì, esattamente. Da qualche anno abbiamo la tradizione di aprire con appunto un concerto anteprima il festival, il noto festival dei concerti d'organo di Santa Maria Nuova, che come al solito si svolge in agosto. Il festival è in continua evoluzione, crescita, quindi da qualche anno abbiamo ritenuto di far coincidere il periodo delle feste del patrono, che come lei sa è nei prossimi giorni qui nella Basilica di San Paterniano, con un concerto, visto che la Basilica possiede un organo straordinario che è un Callido del 1775, molto ben restaurato, e quindi è un'occasione per valorizzare anche i beni antichi della nostra città, che sono non pochi. Ecco, un festival è una stagione concertistica che riscuote sempre grande successo, il fascino di questo strumento è infinito. Sì, il fascino è infinito, davvero. E ci siamo sforzati di allargare quella che era una rassegna, farla diventare un festival con delle proposte che ovviamente vanno proprio incontro alla curiosità che questo strumento attira e coinvolge, devo dire, un pubblico anche giovane, anche molto giovane. Quindi nel periodo dei concerti, che è il mese di agosto, ci saranno delle visite guidate anche alla chiesa e all'organo,
in un certo modo organizzate, così come delle guide all'ascolto per le musiche proposte e anche una mostra fotografica. Insomma, cerchiamo sempre di mettere a corollario delle attività che incontrano, devo dire, il piacere del pubblico sempre numeroso. Non è facile organizzare una manifestazione a prescindere, quindi giustamente si vuole e si chiede il supporto, soprattutto delle istituzioni. Certo, non è facile, però devo dire che a Fano ci muoviamo molto bene, d'intesa ovviamente con l'amministrazione comunale, con le chiese che ci ospitano, quindi i frati minori per Santa Maria Nuova, la diocesi stessa, la Basilica di San Paterniano e il contributo di qualche ente che interviene, come per esempio in questo caso l'Assemblea Legislativa delle Marche e la Banca di Credito Cooperativo. Beh, sempre, come si dice, sul pezzo, ovviamente. Sì. Maestro, io la ringrazio, buon concerto. Se posso aggiungo solo che il concerto di domani è straordinario, anche e soprattutto perché l'ospite è una organista spagnola che ha 98 anni. Però. È arrivata ieri sera in aereo da Barcellona e sono stato con lei un paio d'ore poco fa e ha lavorato, ha studiato all'organo, è una cosa incredibile. 98 anni? 98 anni. L'artrosi alle mani non ce l'ha. Ma neanche alla testa, gliela assicuro. No, perché voglio dire... Straordinaria, una donna di un cuore incredibile. Quindi già per questo... Solo per questo meriterebbe varrebbe la tutto pena il festival. Quindi ripetiamo, domani a che ora? Domani 21:15, Montserrat Torrent Serra, un nome che a livello mondiale tutti conoscono nel certo. settore, ovviamente. Chiesa di San Paterniano Fano. Bene, grazie maestro, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Cercheremo di seguire anche il festival nelle nostre possibilità ad agosto. Certo, grazie. Bene, grazie. Le occasioni non mancano sicuramente. Andiamo adesso a Casal Palombo perché appunto parlando di arte e di musica e di belle cose che fanno bene al cuore, si è inaugurata la quinta edizione dell'Appennino Photo Festival, luce della rinascita, con tantissimi ospiti e naturalmente un ventaglio di occasioni molto ghiotto. Ce ne parla Barbara Olmai. Appennino Photo Festival, festival itinerante dedicato alla fotografia naturalistica, sbarca a Camporotondo di Fiastrone con una serata tutta al femminile. Una bellissima serata partecipata, di cui siamo orgogliosi. Un delle figure importantissime note a livello internazionale, un festival che sta andando sempre per il meglio, siamo alla quinta edizione e abbiamo grandi aspettative per i prossimi anni. Abbiamo battezzato questa nuova associazione Sensore Donna dell'AFNI, quindi con questa nuova mostra per la prima volta in Italia che avviene e l'abbiamo appunto battezzata noi in questa seconda serata dell'Appennino Photo Festival. Sensore Donna, collettivo AFNI che si presenta per la prima volta e poi ancora fotografia di denuncia grazie alla presenza di Britta Jasinski. Sono molto contenta perché appunto da oggi possiamo operare su tutto il territorio italiano iniziando con questa mostra che è appunto Oltre l'arcobaleno, che racconta i colori della natura, ma non soltanto, perché l'arcobaleno è anche inclusione e anche una speranza per il futuro in cui tutte le donne possano essere ciò che vogliono senza correre rischi. Sono stata molto fortunata perché sono riuscita a portare attraverso la mia fotografia le evidenze, le testimonianze di quello che succede nel mondo. Quando lavoro con i governi non c'è problema perché loro mi danno accesso a tutto quello che hanno come evidenze, che hanno confiscato e quindi io non ho nessun problema e non ho nessun rischio. Però ci sono state situazioni in cui mi sono resa conto che dovevo andare via immediatamente. Una sorpresa poi durante il festival è stata anche la partecipazione della giornalista RAI Sabrina Giannini. Il nostro dovere, il dovere per le prossime e future generazioni è quello di denunciare. Denunciare perché quello che sta avvenendo in questo momento nel mondo è qualcosa di scientificamente dimostrato come eccessivo. Noi stasera abbiamo parlato, Britta Jasinski in particolare, nella medicina tradizionale cinese e di come questa sta in realtà minacciando alcune specie importanti e noi sappiamo che non c'è nel mondo nessuno che riesca a fermare questo perché non c'è la volontà, perché ci sono dietro troppi interessi e poi c'è ovviamente dietro il discorso dell'alimentazione che viene sorretto da una manciata veramente di multinazionali importanti che hanno in mano il cibo dell'umanità.
dicevamo in apertura di telegiornale, è una giornata impegnativa per le forze dell'ordine, ma per il fronte della sicurezza sicuramente altrettanto. E infatti vi diamo conto di una notizia battuta questo pomeriggio dalle agenzie: una donna di 53 anni di Filottrano, durante un'escursione lungo il sentiero Livurgacci nei pressi del borgo di Pioraco a Macerata, si è sentita male. Poco dopo le 13 è stato dato subito l'allarme. Sul posto, visto lo scenario difficile e impervio, si è dovuto far intervenire il soccorso alpino e speleologico di Macerata assieme agli uomini del 118. E gli uomini del soccorso alpino, dopo aver stabilizzato la donna, l'hanno imbragata e immobilizzata in una speciale barella e trasportata a mano lungo il declivio fino al parcheggio, dove un'ambulanza l'ha poi naturalmente accolta a bordo e portata al pronto soccorso dell'ospedale per accertamenti. Ed ora chiudiamo con lo sport. È una vera e propria mission quella che sta alla base della Lube Academy sul fronte del calcio giovanile, per strappare quanto più possibile i giovani dalle cattive abitudini e soprattutto dalla strada. Lorenzo Ottaviani. Fabio Giulianelli, la settimana scorsa abbiamo visto l'inaugurazione, no, la presentazione di questo progetto Academy. Dopo una settimana la Lube ha già cominciato a giocare, non è più scesa in campo ma già gioca. Giochiamo nei limiti che il calendario e il tempo ci dà la possibilità di poter costruire questo progetto. Noi l'abbiamo già detto una settimana fa, l'abbiamo ripetuto oggi. Entriamo in un tempo dove le situazioni sono già piuttosto definite, soprattutto quelle della squadra, quelle delle... L'importante è che riusciamo a far partire il progetto Academy. Che significa? Significa che riusciremo senz'altro a trasferire questa nostra volontà di costruire una scuola non solo di calcio ma una scuola di vita. Obiettivo, l'ho detto, mi piace ripeterlo perché è sempre un qualcosa che mi ha affascinato, questi famosi college. I college sono un'appartenenza di chi li vive, che non è solo l'aspetto agonistico fino a se stesso. Lo sport deve essere un qualcosa che ti tembra, che ti impara a crescere, soprattutto ad essere in grado di rialzarti quando sei in difficoltà, che potrebbe essere nello sport e nella vita, in qualsiasi... Perché veramente, se noi riusciremo a togliere anche 5 ragazzi dalle tentazioni della droga, dell'alcolismo, per noi sarebbe come aver vinto 5 scudetti. Bene, siamo arrivati in fondo. Ecco il sommario con le notizie principali di questa edizione. Macabro ritrovamento nel parco del Cardeto ad Ancona. Rinvenuto un corpo in avanzato stato di decomposizione. Era adagiato su un materasso. Pool di aziende per promuovere il lavoro e la formazione professionale, 25 posti disponibili nel settore del packaging e della grafica. Tra le tante incognite per le famiglie pende anche il caro figli. Quanto incidono nel bilancio familiare la gestione e le esigenze dei ragazzi? Dopo solo una settimana, ragazzi in campo per la Lube Academy, obiettivo strappare i giovani dalle cattive abitudini e dalla strada. Bene, questo è tutto dopo la sigla Il Meteo e quindi non mi rimane altro che augurarvi buon proseguimento di serata con i nostri programmi. L'informazione torna domani. Arrivederci. Asset, acqua, non sprecarla.
Amici di Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che sarà nel complesso una giornata estiva, il centro-sud solo qualche nuvoletta di passaggio, il nord invece deve fare i conti con un po' più di variabilità associata a correnti umide occidentali. Lo capiamo anche dalla nuvolosità attesa sull'Italia, ecco queste nuvole che raggiungono il nord e qualche velatura si fa vedere anche al centro-sud, ma al centro-sud nubi davvero di poco conto. In effetti, come precipitazioni, da segnalare il ritorno di qualche acquazzone, qualche temporale sulle regioni settentrionali, principalmente Alpi Prealpi, ma localmente anche in pianura, specie al nord-ovest. Quindi, in definitiva, giornata di domenica, bella al centro-sud. Qualche nuvoletto in giornata passerà, e però senza grandi conseguenze. Bella e calda, attenzione, caldo in intensificazione. Al nord invece più variabilità, soprattutto nord-ovest, perché al nord-est tutto sommato la giornata sarà bella, ma nord-ovest temporali su Alpi, Prealpi, localmente anche in pianura tra il Piemonte e la Lombardia. Per i dettagli comunque sulle vostre località, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.